Buonasera, ciao Bridges of Light, buonasera. Come state? Se tutto bene, se mi vedete, grazie. Buonasera, buonasera. Che bella serata stasera, non lo so come la vuoi, da me è proprio bellissima a tempo. Ragazze, come state? Scrivetemi qualcosa che almeno così vedo chi mi state vedendo. Grazie. Ciao Laura, Angelo, buonasera. Buonasera, buonasera. Ah, che bello. Rosanna, Vera. Ciao ragazze, ciao. Antonella. Hello. Ciao a tutti. Bella abbronzata, Rosanna. È un pochettino, dai. L'estate non è ancora finita e allora va bene. Un po' abbronzatura ci sta. Qui in Toscana a Foso. Da noi freschissimo. Bello, bello. Cristina, ciao Stefania. Ciao Stefania. Ciao, come sta lì a Roma? Tutto bene? Antonella, a Zurigo piove. Ah, e a Mendrisio no. Per fortuna, no, si sta proprio bene. Buonasera, buonasera, ma quanti siete? Perfetto, sono molto contenta che ci siete e facciamo una serata un po' speciale, visto che stasera dopo di me non ci sarà la relatrice per vari motivi, ma non lo so, vediamo se magari prolunghiamo un pochettino, se voi non vi annoierete stare in mia compagnia. Spero di no, perché di solito ci divertiamo. E come sempre, anche stasera voglio proporvi qualcosa di medianico. Ormai questa, sapete, è la mia specialità, si può dire così? Specializzazione? Ok. Ciao, piacere, da me piove, provincia di Alessandria. Tra l'altro, noi in ottobre saremo in Alessandria con l'Accademia. Bene, bene. Messina 30 gradi. Bello, fortunate voi, Loredana. Wow, quanto mai si annoia con te. Ah, grazie, grazie, mi fa molto piacere. Debora, io prima volta che ti vedo. Benvenuta, Debora, benvenuti tutti quanti. Io direi che inizio. Ok, inizio. Saluto tutti, tutti, tutti quanti. Un piacere enorme che voi siete qui con me questa sera. Laura De Vincenzi, io ci sono ad Alessandria. Brava. Ok. Livorno, 33 gradi. Bene. Allora, portiamo un po' di caldo e il sole anche nei nostri cuori. Fuori può piovere, però l'importante è che noi stiamo bene, giusto? Ok. Stefania, io sono nuova, ma ho visto quasi tutte le tue repliche. Grazie Stefania, mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, benvenuta e ti diverti con noi questa sera. Prima volta anche per me, Maddalena. Ciao Maddalena, benvenuta, benvenuta. Tutti quanti benvenuti. Bene, cosa facciamo stasera? Visto che prolungheremo un po' la diretta, non sarà di un'ora, ma magari un'ora e mezza, così vediamo. A questo punto direi che facciamo anche i contatti medianici e risponderò a qualche vostra domanda riguardo alla medianità. Guardate, io adesso ho cominciato le scuole e ci sono le persone nuove che qualcuno è impaurito, qualcuno ancora non è pronto a camminare magari verso la consapevolezza delle proprie capacità di scoprire qualcosa di se stesso, qualcosa che magari a volte può anche spaventare, anche intuizione ogni tanto può spaventare. Non so come vuoi, se vi è spaventato o no, però ci sono veramente principianti che dicono: caspita, ho paura di sentire, ho paura di vedere. Ditemi se anche voi avete paura. Ciao Antonio, bentornato anche tu. Ok, Maribel, buonasera, io prima volta che ti seguo. Benvenuta, benvenuta, ciao a tutti, Giuseppe, Gabri, ciao, ciao, ciao. Allora, parlando della medianità, noi dobbiamo capire che il mondo spirituale è sempre pronto a sorprenderci.
Ci saranno sempre delle sorprese e anche durante le dimostrazioni pubbliche, sia in presenza che anche online, accadono sempre le cose particolari, perché il mondo dello spirito, non lo so, ama com'è sperimentare. E allora sperimenterà anche con voi. Dea, nessuna paura, fa paura il non poterne parlare con nessuno. Ah, bene, un ragionamento molto saggio, brava Bea. Allora, ragazzi, medianità. Quello che facciamo stasera, come ho detto, parleremo un pochettino, non lo so, prima o dopo i nostri contatti, ma risponderò alle vostre domande per togliere paure. Loredana, non ho paura. Brava Loredana. Non bisogna aver paura della medianità, della sensitività, perché alla fine è un mondo molto molto affascinante. Un mondo che ci manda così tanto amore, e alla fine è presente sempre nella nostra vita quotidiana. Se vogliamo o non vogliamo, questo mondo invisibile esiste sempre. Marilisa, più che paura, come avere la certezza che sia reale e non mentale o suggestione? E non basta credere, vero? E per questo, tra l'altro, non facciamo dimostrazioni pubbliche, perché molte persone dicono: ma io come faccio a credere a questa cosa qua? Dimostrami, dimostrami, perché se io non vedo non ci credo. E così noi creiamo queste dirette, dimostrazioni, e cerchiamo di coinvolgervi in questo mondo così bello per togliere ogni dubbio e paura. Anche Michela non ha paura. Bene, Maria Assunta, ciao cara Slavi, sono senza forze, distrutta perché non ce la faccio più alle idee di non poterlo più vedere. Oh, come vorrei il segno. Il segno. Io tra l'altro avevo pubblicato poco fa sul mio canale YouTube 10 segnali, 10 evidenze che lo spirito è vicino a voi. Prova a vedere. Magari proprio lì troverai il modo come ricevere il segnale, o magari sono delle cose quotidiane su quale tu non hai mai portato la tua attenzione, ma questa è proprio evidenza che qualcuno del mondo dell'aldilà sta vicino a te. Nessuno ha paura, ma come se siete brave! Ma come siete brave? Grazie. A me non risponde mai nessuno. Grazie, guarda, non è perché non ti rispondono, perché non sai magari come ascoltare. Perché fare la medianità, channeling, qualsiasi contatto col mondo spirituale è veramente un ascolto. Ascoltare tanto se stesse, non qualcosa che accade fuori, ma ciò che accade dentro di te. Perciò non sforzare le tue orecchie, ma porti attenzione a tutto ciò che percepisci, perché magari ti rispondono in una maniera diversa, magari non con udito, magari non sentirai le parole, ma avrai delle sensazioni. Tutti quanti funzioniamo in modo diverso, questo ho già detto molte volte. Io, per esempio, non vedo, ma io posso sentire, io posso percepire. Magari anche per te è così. Cambia il canale. Cambia il canale. Maribella, la medianità mi piace tantissimo, ma tu, Maribella, fai qualcosa? Se ti piace, magari stai praticando, fammi sapere, sono curiosa. Puoi avvicinarti più al microfono? Aspetta, aspetta che ci provo, guardo anche se è al massimo, sì. Mi sentite così? Il microfono è al massimo, qui vicino alla bocca. Ok. Tamara, i cuori che vedo spesso, penso da parte di mia mamma, sotto varie forme, ma se ci fosse un messaggio, grazie. Va bene, vediamo. Io non posso garantirti chi arriverà, la tua mamma, come non posso garantire a nessuno che verranno le persone di cui state pensando, perché è il mondo spirituale che decide come manifestarsi. E allora voi che pensate per favore al mondo spirituale, pensate ai vostri cari, mandate saluto a tutti quanti che stanno nel mondo dell'aldilà, mandate tanto amore e con i vostri cuori aprirete la porta attraverso quale loro arriveranno, e io cercherò di vederli, sentire, percepire per portarvi i messaggi. Laura, a me l'Accademia ha sbloccato tantissimo, sia da
punto di vista, di consapevolezza che di fiducia nel mondo spirituale. Grazie, mi fa molto piacere. Luigi, ho perso mio marito un anno fa, proprio 3/8/2021. Vorrei tanto sentirlo, mi manca tanto, ti capisco. Ti capisco. Melissa, ultimamente sono sempre in ascolto, sento e percepisco tutti i giorni, vedo sempre numeri. Ok, numeri doppi, triple, ok, se ci fosse qualcosa di importante che devo sapere da qualcuno, però mi farebbe piacere. 111444, ma proprio quelli che vedi o me li hai dato come esempio? Interessante, sono i numeri maestri, lo sai? Volete tanto messaggio? Va bene, tanti messaggi. Audio troppo basso. Oh, ragazze, io l'ho acceso comunque al massimo. Prova ad alzare tu un pochettino. Io gridare magari no, però il mio microfono funziona bene. Faccio vedere, guardate com'è bello. No, e funziona. Allora, bene, ciao, buonasera, buonasera, cominciamo, viaggio astrale. Ah, bene, ma siete bravissime. Sabina, ciao, è la prima volta che ti seguo, benvenuta, benvenuta. Bene, Orazio, io ti sento benissimo, grazie. Fantastico, bene, cominciamo, siete già tanti. Bene, allora, medianità, prima di tutto io accendo la mia candelina, perché questo è il mio gesto d'amore, il mio pensiero chiamando nel mondo spirituale e con questo accendere la luce io mando amore a tutti quanti nel mondo dell'aldilà, ai vostri cari, ai vostri parenti, ai vostri amici, anche ai miei, perché loro sempre nel mio pensiero come anche i vostri per voi. E luce fu bene. Qui vicino a me ho diversi strumenti per fare i contatti medianici. Molti di voi conoscono già le mie carte medianiche. Le mie carte medianiche che dopo scegliete voi. Io vi spiego che è prima volta che mi segue e vedo che qua Maddalena, ah no, ok, messaggio anche per te, sì, va bene. Zena, è prima volta che mi segue, benvenuta, benvenuta. Poi ho qui la mia tavola con quale io lavoro con il pendolo, vediamo se arriverà qualcosa. Non posso dire che uso tutti gli strumenti perché non lo so, non sono io a gestire la serata, ma il mondo spirituale. E ho qui anche la tavola di legno con la mia freccetta. Vediamo se magari vorranno in questo modo lavorare, non lo so, ho tutto qui. Carta e penna, mi dicono che devo prendere carta e penna perché dovrò sicuramente scrivere qualche messaggio per qualcuno. Magari arriveranno le guide, perché se mi preparano con la carta e penna, chi mi conosce, io lavoro molto con il channeling, con le guide, e quando arriveranno le vostre guide, faccio dei cerchietti sul foglio per poter concentrarmi entrando in canale di channeling, canale con le guide, in questa mia maniera. Vediamo se mi hanno detto. Preparo, metto tutto qui. Ora tavolo è pieno di oggetti. Preparatevi anche voi. Se qualcuno entrerà più tardi, va benissimo, perché molti comunque conoscono come funziona, ma per le persone che seguono prima volta, un attimino spiego. Cosa succederà? Succederà che io faccio da canale. Entro in contatto con il mondo dello spirito. Che cos'è il channeling? Channeling è la parola canalizzare, cioè canalizzo con il mondo dello spirito, canalizzo spiriti guida e i loro messaggi per voi. Ok? Attraverso canale, canalizzare. Non uso mai la parola canalizzare quando parlo della medianità, anche se alla fine è una canalizzazione, però la uso piuttosto per definire contatto con le guide. Allora, come
Quando cominciano a arrivare i vostri cari dal mondo dell'aldilà, io comincio ad ascoltarli quando si presentano perché io non so mai chi arriva. Ascoltate tutti, perché possono essere vostri parenti o amici o possono essere anche amici degli amici, visto che per loro è un'occasione di parlare con qualcuno anche attraverso di voi, rendendovi così partecipe. Di farvi diventare una sorta di medium, perché sarete tramite mandando un messaggio a qualcuno. Adina, anche per me è la prima volta che ti seguo. Benvenuta. Spero di sorprenderti in qualche modo, ok? Poi, quando cominciate a capire che la persona spirituale che è arrivata dal mondo dell'aldilà, cominciate a riconoscere, iniziate a scrivermi, ok? Ma non raccontatemi tutta la sua vita, confermatemi soltanto sì, no, non lo so, capisco, non capisco, può essere per me. E poi io vado avanti. I messaggi scorrono molto velocemente e poi se io li perdo scompaiono. Ma perché posso perdere i messaggi? Perché se voi continuate a scrivere qualche messaggini tra di voi, eccetera, io prima di tutto mi sconcentrano tantissimo e secondo è che i vostri messaggi prendono lo spazio grande e io magari non vedo il messaggio dalle persone che mi stanno rispondendo perché hanno riconosciuto l'ospite. Okay. Possono arrivare i nomi, ma possono anche non arrivare. Ogni serata è diversa. Non è che perché io non sono capace, a volte proprio la connessione, diciamo wifi della nostra connessione non rivela i nomi. Può succedere, perciò non fatemi le domande, chiedi come si chiama o chiedi questo, chiedi quell'altro. Loro sanno che cosa dire, loro sanno cosa pensate, sanno chi volete che arriva. E allora cerchiamo di accontentarli, ma possono arrivare anche quelli che voi non volete che arrivano, ma loro vogliono. Perché non soltanto il nostro desiderio attira il mondo spirituale, ma anche loro cercano di essere più vicino a noi e anche loro hanno volontà di parlare. Tutto è libero arbitrio, ok? Tutto è libero arbitrio. Io chiedo, loro rispondono, vediamo. Mirabel, vedo che mi hai risposto, io poi leggo con attenzione la tua risposta, grazie mille, però adesso piano piano mi sto concentrando, d'accordo? Allora io vi chiedo gentilmente non scrivere più nient'altro oltre le vostre commenti di riconoscimento degli spiriti che arrivano. Portate la vostra preghiera nel mondo spirituale, anche io adesso comincio a concentrarmi. E benvenuti tutti quanti e anche le persone che mi seguono per prima volta. Sto pensando a tutti voi. E sento l'apertura dei vostri cuori che è molto bello perché la vostra aspettativa fa tanto, okay? Mi dà tanta energia, grazie. Non mandatemi più messaggi, grazie mille. Cosa sta succedendo? Siete così lenti un po' stasera, ragazzi. Mi ha detto, ah, siamo lenti, allora arrivo. E allora sta arrivando un ragazzo giovane, molto frettoloso. Sta arrivando con grande fretta e io sento che lui vuole prendere. Non scrivete più, per favore. Vedo che lui è arrivato con qualche mezzo, perciò è un mezzo di auto, io credo auto, nonostante sento un rumore, somiglia molto alla moto, ma io non so, vedo quattro ruote. Esce dalla macchina, vestito molto bene, alto,
Molto bello come ragazzo, io sento come vestito bene perché vedo anche camicia bianca e mi sta dicendo che è come una riunione di lavoro, non so, perciò sento che ha lavorato, non è proprio giovanissimo, ma non so, magari un po' meno di 30 anni. Mi batte così sul cofano della macchina e dice: è lei che è la causa del mio trapasso, è proprio la mia bambolina che io adoravo. Perciò io capisco che lui è trapassato attraverso un incidente proprio con la propria macchina. Con la propria macchina. Adesso cambio l'immagine e io vedo la macchina veramente quasi tutta come fisarmonica, ok, schiacciato, soprattutto davanti, parabrezza rotto e vedo come lo fanno uscire dalla macchina dopo l'incidente. Mi sta dicendo che è morto sul colpo perché la testa era proprio non so, inclinato così davanti, magari anche ha spaccato il collo. Ecco, mi dispiace dare questi particolari, però se mi fanno vedere, vuol dire che magari questi ricordi sono quelli che vi aiutano di più subito a capire chi potrebbe essere. Però lo vedo sorridente, lui di nuovo mi toglie quell'immagine dell'incidente e io lo sento veramente un ragazzo brillante. Mi fa vedere il dito, io vedo lì l'anello di matrimonio, ma molto luccicante perché è nuovo, si vede che non era sposato da tanto tempo e lo continua a toccare. È un matrimonio, dice che è stato, me lo fa vedere il matrimonio, perciò c'era, mi fa vedere la sua sposa. Io dico fa vedere, però cioè, ho la percezione della sposa, un bellissimo vestito, loro sono divertite tantissimo, tantissimo. Mi sta parlando, sembra che sono andate in viaggio di nozze, potrebbe essere su qualche isola, non lo so ancora quale isola, greca, non lo so, ma ho la percezione, può essere che sbaglio, ma mi sembra di essere in mezzo al mare. Poi, allora, Loretta, mio marito ha 32 anni, morto incidente mentre andava a lavoro, tutto rotto, collo e resto, morto sul colpo. Loretta, ok, io ho detto magari un po' meno di 30 anni, però comunque attorno a 30 anni ho sentito. Sicilia. Ah, in Sicilia siete andati in viaggio di nozze? A isola, ok, capisco. Ah, cavole. Loretta, vedo che hai riconosciuto tutto quello che ho detto perché è stato molto chiara come l'immagine. Io ti ringrazio tantissimo che hai risposto. Ho i brividi su tutto il mio corpo, perciò io ti confermo che è lui perché ti sta sorridendo. Ha un bel sorriso, veramente un bel uomo. Un bel uomo, ma ha gli occhi solo per te. Ha gli occhi solo per te perché è un amore veramente grande che non può morire con il corpo fisico. Come non è morto dentro di te, questo amore lo hai anche per lui. Dice che sei per lui veramente un diamante che avrebbe voluto regalarti. Non lo so se ha fatto questo gesto o no, però cioè, fa vedere, non so, magari ha fatto una richiesta di matrimonio, non lo so, però mi fa vedere anello proprio con diamante. Credo solitario, un diamantino, non lo so, più o meno grande. Poi, senti, io faccio fatica a percepire, lui porta verso di te così tanto amore, ma io cerco di capire se voi avete avuto dei figli.
Ma faccio un po' fatica perché lui come si chiude un attimo nel dolore di parlare di questa cosa. Non capisco perché. Sposate da pochi anni. Sposate da pochi anni. Sì, infatti lo sento che. Perché Anello è proprio lucidissimo. Sì, una figlia, ok? Perché io sento, scusami, che non riuscivo a capire perché stavo chiedendo e lui come si chiudeva lì da. Gli porto un dolore grandissimo questa perdita e ti sta ringraziando perché la stai crescendo bene. Stai crescendo bene e che trovi le parole giuste per parlare con lei, per dare delle spiegazioni riguardo il papà e lui dice: guarda, sei veramente una grande donna. La tua vita è lunghissima. E davanti a te c'è una strada molto lunga e dice che tu lo senti e ti fa ok, perché sta indicando a me e dice: guarda, guarda, anche tu sai fare così. Perciò Loretta, dai tanta attenzione alla tua figlia, ma tu lo stai già dando, ma non dimenticare per favore che anche tu hai bisogno di sviluppare le tue capacità e essere una persona consapevole. Proprio dici, fai la tua strada, diventi veramente grande perché lui ti aiuta dal mondo dell'aldilà e con i contatti, sentire e percepire. Perciò dice, lanciati. Lanciati in questo mondo perché comunque è il mondo tuo, perché non sei una persona razionale. Dici, io sempre pensavo che tu sei una piccola streghetta. Molto carino, ma sta sorridendo. Sta sorridendo e mi fa vedere i libri a casa tua perché qualcosa hai già comprato, su qualcosa ti sei interessato, chi può essere più o meno le discipline olistiche in generale, magari non medianità, ma qualcosa di olistico. Loretta, sì, lo sento e sto percorrendo questo cammino spirituale. Bene, okay? E lui ti sta incoraggiando, dice sei grande e ci arrivi dove devi arrivare, impegnati e io ci sono con te su questo percorso. Braccetto, così, mano nella mano, arriveremo, perciò stai serena e tranquilla. Dai un grandissimo bacione alla piccolina, porti tutto l'abbraccio suo da parte sua alla sua famiglia e lui ti sta, sì, anche in medianità, e lui ti sta chiedendo della tua mamma. Lui sta chiedendo della tua mamma, tipo come sta? Come sta? Puoi capire perché lui chiede proprio della tua mamma come sta? Non lo so. Va bene, questa è la sua domanda per te e le devi rispondere tu. Bene. Sì, Alessandra, è proprio una dichiarazione d'amore. Loretta, sì, mamma, sì, è ammalata. Ho capito. E allora lui sta proprio chiedendo come sta, perché si sta preoccupando, infatti, come stanno andando le cose. Prendi cura della tua mamma, prendi cura di tutto il tuo mondo e lui ci penserà di voi da lassù. Erano molto legati, ho capito. Grazie, tieni questo messaggio, è tutto tuo. Wow, che emozioni, veramente, sentire quell'amore pazzesco tra marito e moglie è bellissimo. Buonasera, buonasera a tutti che siete arrivati adesso. Buonasera, noi stiamo facendo. Non sta bene, non migliora. Ah. Mi dispiace, mi dispiace. Aspetta. Allora, benvenuti tutti le persone che siete appena entrati. Noi stiamo facendo i contatti medianici. Abbiamo già fatto il primo contatto e adesso andiamo avanti. Non so ancora cosa succederà. Sto chiedendo al mondo dello spirito di guidarci e allora vediamo come andrà. Wow, però primo contatto è stato proprio bello, bravi, bravi. Cioè, io adoro il mondo spirituale, sono fantastici. Bene, allora andiamo avanti. Curioso,
Io porto sempre attenzione su ogni piccolo dettaglio dove mi porta, dove sto guardando anche, perché è lo spirito che mi porta a guardare. Io qui ho una fotografia di una persona che conosco, ma non c'entra lui. Io chiudo anche il suo volto perché non so se vuole essere visto, perciò il viso io chiudo, ma vi faccio vedere la foto. Sta suonando il piano elettronico, ma tipo una tastiera, ok? E sta suonando. E lo spirito che sta arrivando, infatti, è quello che suonava e magari anche la tastiera, non lo so. Vediamo se ho capito bene il suo messaggio. Allora, Bianca sembra che alla fine. Quindi non è vero che è programmato dell'anima. Ah, allora, io credo che voi state parlando tra di voi, ragazze. Io vi chiedo e proprio supplico, per favore, liberate chat, non parlate tra di voi. Io vi ringrazio moltissimo perché questi vostri messaggi è anche un atto di rispetto per me perché mi state salutando. Però adesso che cominciamo a fare il prossimo contatto, vi prego gentilmente di non scrivere più, iscriverà soltanto la persona che riconoscerà o le persone, vediamo chi riconoscerà chi è arrivato. Allora io ho qui ancora un'altra persona e un altro uomo e infatti sta suonando la tastiera, ma oltre questo mi fa vedere comunque un pianoforte. Ha fatto la sua formazione in musica. Se questo ragazzo, foto di quale vi ho fatto vedere, è un autodidatto e un po' così si interessava, mi sembra che il nostro ospite ha fatto proprio il percorso nei studi della musica, perché mi fa vedere delle note, li capisce, li legge benissimo. E sta suonando, che cosa stai suonando? È un po' di tutto. Poteva anche far divertire le persone che con la musica così dei tempi. Sembra che si divertiva anche o con le canzoni o qualcosa di anni 80. Sì. E poi suonava anche il classico, eccetera. E magari non è l'unico strumento che suonava. Adesso mi fai vedere anche qualcos'altro. Sto chiedendo perché devo avere altre informazioni. Bene, questo uomo. Come non c'è più l'audio? Mio fratello suonava, c'era un brava musicista. Ok, adesso vediamo. Mi sentite? È vero? Perché io non ho staccato qua nulla. Ok. Adesso vediamo se sto parlando di tuo fratello, perché io non sento comunque un signore molto anziano, non sento che le è successo qualcosa. Grazie, grazie, mi sentite? Ok, va bene, grazie, grazie mille. Ok. È andato via parecchio giovane, io sento che deve avere meno di 50 anni. Sì, attorno 50, però non pensionato, no, ma siamo lì. Io lo sento andarsene comunque per la malattia. Zena, avevo 58, ok. Se mi può confermare, per favore, Zena, che lui è andato via della malattia? Si portava benissimo e la malattia che non era un incidente, non è la stessa cosa che è successo con il nostro ospite precedente. E qualcosa lo sento proprio andare via abbastanza presto. Covid. Ah, caspita, allora non è da tanto che sta nel mondo spirituale. Anche lui sta sorridendo perché dice: io nel mondo spirituale sto suonando tutto il repertorio che ho e faccio divertire le persone. Dice che lui è trapassato in ospedale perché io sento questo odore delle cure. Non,
Sì, mi fa vedere delle infermiere, mi fa vedere le camicie bianche, e sento le battute che nonostante si sentiva male, ma qualche battuta le scappava, perché è un uomo che adorava vivere, adorava divertirsi e stava. Cioè, non è che volevo piacere a tutti, ma piaceva, ma senza fare apposta. Avevo tanti amici e lui mi sta parlando di un suo amico che sta nel mondo dell'aldilà. Perché, vero, ok? Amico che sta nel mondo dell'aldilà, dimmi se è così, che è andato prima di lui e. Un amico, non lo so quando sono conosciuto, ma sembra che lui è andato al suo funerale. Un caro amico, mi tornano tutto anche le battute. Laura, grazie. Adesso vediamo se è per te, ma io sento comunque molto, molto zen, però rimani qui con me. Questo trapasso di una persona, mio nipote, Andrea, tuo nipote è trapassato prima. Ah, caspita, perché lui mi fa vedere questo funerale, io sento energia maschile che se n'è andata. E lui è rimasto così male e dice, caspita, andare via così presto. E lui ha detto, io spero che nessuno di noi potrà andare via così presto. E questa è stata l'ultima morte che era così, che molto toccante, e dice, vedi, ha toccato anche a me, perché anche lui non si sente anzianotto, ok? Perché dice, caspita, io sono ancora molto giovane. Io sento condivisione di questa sua passione in famiglia. Mi puoi confermare, per favore, Zena, se in famiglia c'è ancora qualcuno che fa la musica, qualcosa. Non vedo che strumento, ma io sento la passione condivisa. Sta dicendo passione condivisa. Sì, mio nipote e mia figlia. Ok, bene, bene. Che dirti, io ringrazio tutti chi ha partecipato a questo riconoscere il contatto ed io che mi accingo. Grazie mille a tutti quanti voi, ma io credo che è proprio io ti ho detto Gena, scusami, io non capisco come pronunciare il tuo nome. Ti ringrazio molto che l'hai riconosciuto subito, perché lui ha detto che tu hai sentito, hai proprio sentito che lui doveva venire e che hai chiesto la sua presenza. Perciò dice, io non potevo non risponderti perché noi eravamo molto legate e io sento sempre le tue preghiere, io sento come parli di me, ma tu ogni tanto ripeti qualche sua parola o dici come ha detto mio fratello, non lo so, qualcosa di genere, perché lui dice che tu lo nomini e quando racconti di qualche storia della tua vita lui viene nominato, o quando senti anche suonare qualcosa che lui ha suonato, ti vieni proprio come mio fratello e sappi che lui in quel momento è veramente vicino a te. Ti sta dicendo che sei una donna meravigliosa e sei riuscita in famiglia a creare una buona atmosfera, sdrammatizzando anche i momenti difficili che avete passato. Ti mando un grandissimo abbraccio, io sono molto felice che lui è venuto per te perché dici che tu l'hai proprio aspettato. Aspettato questa sera. Perciò grazie, prendi tutto il suo amore. E sai che nel mondo spirituale lui sta suonando ancora. Ok. Wow. Bello. Bene. Allora, che dire? Andiamo avanti così. I contatti vengono riconosciuti subito. Sono contenta. E allora a questo punto non perdiamo il tempo. Continuate così, ragazze, che siete bravissime.
Bravi, bravi, bravi. E loro che sono un po' sveglio stasera. Bene, li ho sgridato un po' perché erano lenti, però adesso sono arrivati. Bene, mi dicono di sperimentare e prendere la tavola. Va bene, allora io prendo la tavola, quella con il pendolo. Perciò dovete avere un po' di pazienza perché mi vogliono scrivere qualcosa, qualche parola che magari può essere proprio importante per riconoscere il nostro ospite. Io non sento ancora chi sarà uomo o donna. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Non so chi sarà, adesso vediamo. Fatemi concentrare un attimo e avete pazienza perché lettera per lettera comunque. Allora, qui ho la tavola e qui sopra metto, non so, cerco magari. Scusate il rumore, cerco di stare così, come almeno vedete che sto facendo qualcosa. Bene. Allora, guidatemi. Allora, c'è qualcuno qui? Sì. Ok. Sei un uomo? No. Sei una donna? Ovvio. Ok, sei un uomo e una donna. Cioè, bene. Ok. Puoi dire per favore per chi sei arrivata? Puoi dire perché sei arrivata? No. Va bene. Puoi dire che sei? Bene. Mi puoi dare il tuo nome o almeno qualche indicazione? Ok. Vai lettera per lettera e adesso vediamo. Cominci pure. Ok, adesso dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza ad aspettare. P. Di solito se c'è sempre qualcuno che scrive le lettere perché io poi dimentico. P, poi. Ok, dimmi che sei. Pina, sei Pina? Pina. Ok, io qui la signora Pina. La signora Pina. Io comunque adesso sento che è un po' anziana, non è una giovincella. Posso dire così? Perché non voglio che si offende, signora Pina. Ok? E cosa vuole dire signora Pina? Okay. Io sento il carattere un po' molto deciso, prendere le decisioni anche per tutti. Ogni tanto, sì, proprio, cioè ogni tanto, lei sì, prendevo io le decisioni. Può essere che del sud, può essere perché la sento un po' comandone con il carattere, sento la pelle un po' orientale, no, un po' del sud orientale, no, non si può dire così. Però vediamo cosa vuole dire. Signora Pina, vuol dire ancora qualcosa, per favore? Andiamo a ancora leggere lettera per lettera. Allora, F. 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 Dai. Fi. Stai cercando una figlia? Stai dicendo figlio? Figlio. Figlio. Allora, figlio. A questo punto la nonna da parte di papà. Io credo che è la nonna da parte di papà, perché dici figlio. Vedo che Sabrina sta scrivendo, mia nonna, sì, di Palermo. Ok, poi Pina era mia madre. Ditemi per favore che Sabrina, la tua nonna è la nonna paterna? Sei la nonna paterna della persona qui che sta cercando? Sì,
Sì, è la nonna paterna, ok? Debra, mia nonna si chiamava Pina, nata in Sicilia, per me è stata una mamma. Ecco, io sto cercando la nonna paterna, la nonna Pina, nonna Pina, ok? Perché è lei che si sta difendendo, perciò Sabrina, per favore. Fammi sapere qualcosa. Pina era mia suocera, Puglia. Anche io, nonna Giuseppe, da parte di papà del sud. Pina era mia suocera, Puglia. Ok. Allora vediamo cosa dice ancora. Perché non è facile. Mia nonna paterna di Catania si chiamava Pina. Deborah, sì, nonna paterna. Ragazze, adesso chiedo ancora qualcosa perché la nonna non piace parlare, si vede. Ok, cara nonna Pina, nonna materna la mia. Ok, cara nonna Pina, che cosa vorresti dire? Che cosa vorresti dire? Importante che ti possano subito riconoscere. Osa, 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 di, cosa devi osare? Osa di, M, osa di, vai tu, vi faccio vedere come dire. Osa di ma non capisco, è difficile, scusate, magari non è che vi faccio perdere tempo, tanto abbiamo il tempo. Osa di me. Osa di mette, mettere, giusto, mettere, giusto, osa di mettere, cosa? Osa di mettere, osa di mettere, ci, osa di mettere, cos'è che ci cintura? Cintura? Osa di mettere cintura? Allora, io credo che qui stiamo parlando di un incidente. Di una persona per chi è arrivato, forse un messaggio per mia figlia dalla nonna che si chiama Anna Maria. No, qui ho, scusami cara, ma io qua ho proprio una signora Pina, ok? Non Anna Maria, è proprio Pina. Questa nonna Pina, allora, ha nominato il figlio, e dice osa di mettere cintura. Stiamo parlando della macchina. Chi di voi nella ma macchina non mette mai la cintura? O chi ha fatto l'incidente? Sto parlando proprio chi ha riconosciuto o ha pensato che questa potrebbe essere la vostra nonna. Osa di mettere cintura. Pensate perché potrebbe dire le cose del genere. Cara Pina, sei la nonna, vero? Sì. Sei la nonna? Ok, sei una mamma? Una mamma Pina, ok? Che ha un figlio? Sì. Hai anche la figlia? Sì. Quanti figli hai in generale? Quanti figli hai? Due?
Ok, adesso vediamo quanto ragione. Allora, Sabrina, mio zio Slavi, lei era molto legato. Ok, tuo zio che cosa? Non mette la cintura? Però io sento comunque o che vuole rivolgersi a un no, che rivolgersi a uomo. E il figlio? Ok, nonna Pina, posso chiamarti solo Pina? O posso dire la nonna? No, mi dice non chiamarmi nonna. Non dice non chiamarmi nonna. Ok, sono 14 anni che è morta nonna. Manca. Ok. Sabrina, mi puoi dire per favore a nonna Pina se ha. Dice che è da parte della mamma, ok? Ma se la tua mamma ha anche fratello, se questa signora Pina, ok? Se ha due figli, sia maschio che la femmina, e che tu hai parlato di zio, e allora il fratello della mamma che non mette mai cintura, e la signora dice: guardo per il figlio, osa di mettere la cintura. Sabrina, dimmi che se una cosa così puoi capire, perché magari ho interpretato male, visto che ha nominato il figlio, ho pensato che è la parte paterna, invece lei dice che aveva due figli, due mi sembra fatto vedere. Allora, Sabrina, sì, esatto, si chiama Stefano, però ha tre figli, ok, tre figli. Lui viveva con mio zio, perché qui quando guardava quanti figli ha, mi girava sia attorno due che attorno tre. Ho detto due, però erano tre. Ok. Bene, io credo che ci siamo. Sabrina, grazie, signora Pina. Allora, questo era il messaggio, soprattutto, cioè, ovviamente per te, perché sei stato subito tu a dire, è la mia nonna, perché l'hai sentito dentro. Io sento tutti questi messaggini che arrivano, però adesso aspetta che leggo cosa dice Silvia. Mia cognata si chiamava Pina e ha due figli, un maschio e una femmina, e il maschio è un po' spericolato e alle volte non usa la cintura, era la sorella di mio marito. A volte non usa la cintura, io qui sento proprio l'abitudine, non è che alle volte è proprio uno che se ne frega delle regole, non, e poi la signora è del sud, deve essere la signora del sud. E ti ringrazio molto Silvia, ma io comunque sento che potrebbe essere proprio Sabrina. Sì, direi un generale con i figli. Sì, un generale non mette quasi mai la cintura. Sabrina, ha fatto qualche incidente? Tuo zio ha rischiato? Non lo vedo spesso, siamo siciliani. Io chiedo a questa signora Pina altre. Mio zio è veramente una persona particolare, lei sempre lo ha protetto. Io chiedo ancora una cosa, signora Pina, tanto per precisare qualche momento, Sabrina no, ma secondo me era un avvertimento, perché è molto, molto preoccupata la signora, cioè per dire osa, osa mettere la cintura. Poi mi sta parlando, cosa vuole dire la signora? Io la sento comunque un po' rotondina e un po' bassina. Mi porta attenzione sulle sue gambe, perché io le comunico solo con me ancora. Ah, ok. Mi fa vedere le gambe un pochettino gonfie, sta lamentando sulla circolazione e le gambe, sapete, quando ci sono delle vene, diventano ogni tanto blu, queste vene un po' bruttine che si vedono. Poi,
Sì, lei è un pochettino cicciotella perché io sento le braccia un po' più grandi delle mie. Si vestiva, dice, in modo semplice, sì, confermo, soprattutto quando è morta. Ok. Si vestiva in modo abbastanza semplice e io sento le risate perché comunque è una signora che sapeva divertirsi e magari un pochettino anche prendere in giro, ma in senso buono. Accento, un dialetto, mi sembra che avevi detto che Palermo, perché ho un mio amico che parla con quel dialetto di Palermo e mi sembra di sentire una cosa simile comunque. Poi non so, mi fa come baffetti, ma vabbè, molte donne mediterranee comunque possono avere qui un po' Sabrina. Sì, ma ci teneva molto alla sua persona e sì, era sempre allegra, sempre. Cioè, una persona che veramente non si annoiava mai perché un mix tra romano e siciliano. Okay. Io ringrazio tantissimo chi mi ha risposto, anche cercando di riconoscere questa signora, ma anche io sento un legame particolare con Sabrina. Perciò, cara Sabrina, lei manda il messaggio a tutti quanti, soprattutto al figlio, perché è unico proprio delle sue preoccupazioni. Ti ringrazio moltissimo se le puoi portare quel messaggio, perché non voglio lasciarlo senza la sorveglianza. Ok? Ti auguro di avere tutta la felicità nella tua vita privata. Sabrina, io non entro adesso in particolare, però lei, perché mi chiedeva spesso di tirarli via i baffetti, ok? E che me li fa proprio vedere. Carina questa cosa, carina. Ok. E ti sta augurando tanta felicità nella vita privata e secondo me devi capire perché te lo sta augurando. Abbraccia fortemente e dice: ricordati però di portare il mio messaggio al figlio perché non devi sentirsi non sorvegliato dalla mamma. La mamma continua a prendere cura di lui. Però comunque tanto abbraccio a tutti quanti perché lei adora tutti i suoi figli. Tutti i suoi figli, però l'abitudine ormai di sorvegliare uno, soprattutto che lei credeva che magari era più debolino delle altre. Okay. Sì, perché ho iniziato un percorso per diventare mamma. Amore, Sabrina, la nonna vede tutto questo e ti sta augurando tanto, tanto, tanta felicità e che andrà tutto bene. Dille che l'amo, ma lei sente che tu l'ami, lei sente, è venuta a sostenerti, che bello, ma comunque osa di mettere la cintura, anche tu, perché sai, in generale, a tutti, tutti allacciate la cintura, va bene? Per non sbagliare il messaggio, perfetto. Grazie, grazie Sabrina che hai riconosciuto, grazie a chi ha cercato di riconoscere la signora, però sì, siamo qui, grazie. Oh wow, che bello, che personaggi che sono venuti, bei personaggi, e la tavola, e wow, ok, saranno gli ormoni, ma sono una fontana, cara Sabrina, ok. Bene, allora cosa mi fate fare adesso? Dove mi portate attenzione? Ah, guardate dove mi portano l'attenzione. Vabbè, vi faccio vedere. Tanto fa niente se mi alzo giusto un attimino. E ho qui, la mia lampada. Ho qui un po' di orecchini. Li metto qua quando faccio le dirette e vedo se magari devo prendere qualcosa che essere più carina, no? Per voi. E mi hanno portato la mia attenzione proprio su questo piedistallo con tanti gioielli. Sono veramente di poco valore, questi che si compra in qualsiasi, non so, anche bancarelle. Sono carini, magari televisione
da video sembreranno proprio chissà cosa di valore, ma costano veramente niente. E la signora mi sta portando attenzione, quella signora che è arrivata, proprio su questi gioielli, che non sono di grande valore, però possono creare la bellezza. E sento questa signora che si è andata nel mondo spirituale attraverso una malattia abbastanza. Io sento come la parola generativa, ma io non so tanto cosa vuol dire generativa, perché io prima percepivo che poteva essere il cancro, un cancro, però vabbè, prendiamola così. Poi vediamo. E allora la signora mi porta attenzione proprio su questi dettagli del suo vestirsi, queste orecchie. Guardate che ho qui orecchie abbastanza lunghe, ok? Abbastanza lunghe. E a lei piacciono un casino. E mi dice: Slavia, guarda, tutte queste cosine che tu hai, io le adesso proprio sto osservando e vorrei anche uno. Sì, va bene, ma non puoi prendere, mi dispiace. Allora, questa signora mi fa vedere i capelli colorati, in senso che ha tinto i capelli, però non era tinta, per esempio, un solo biondo o un colore castano, semplice. No. Io sento che lei faceva i colori anche di tipo, non lo so, violetto. Mogano, un po' osava. Ok, qua c'è ancora qualcun altro che è arrivato. Osava. Mi fa vedere il rossetto. Sì, mi fa vedere il rossetto, mi fa vedere questi orecchini, mi fa vedere qualcosa sul collo, una collana, i vestiti molto di fiori, sì, di fiori. Le piaceva anche color nero, tra l'altro, come un accessore. Sì, non le dispiaceva, nonostante io credo che le signore, magari della sua generazione, preferiscono più i colori più chiari, fioriti, ma a lei non dispiaceva neanche nero. Mi porta verso centro Italia e magari anche verso nord. E mi sta dicendo tipo Firenze. Io non so se è proprio Firenze o dintorni. Firenze, sì. Vabbè, mi ha dato questa percezione. Mi dice che è trapassata a letto. Di casa andava già verso 70 anni. Io sì, 70 anni siamo lì, quell'età lì, e comunque si spegneva piano piano e mi fa vedere notte e mi fa vedere letto. Perciò io credo che lei è trapassata proprio di notte. Sapete perché? Come vi avevo detto, io porto attenzione a tutto e qui ho delle carte oracolo e nella copertina c'è la luna e me lo fa fissare. Vediamo, Antonella, mia mamma amava orecchini e bigiotterie e me li regalava sempre. È morta di cancro. Si tingeva i capelli con Enè, infatti volevo dire capelli rossi da Enè, però vabbè, ok? E le piaceva truccarsi, ci teneva a vestirsi cucica, cosa vuol dire? Cucita da se stessa ed era di Roma, è morta a letto a casa, aveva 63 anni. Ok, Antonella. Cancro, e dico, mi sembrava di dire proprio cancro, ma se io ti dico, Antonella, perché ho questo, sentivo questa malattia degenerativa, non lo so da dove mi è arrivato nella mente, ma nella tua famiglia poteva essere qualcuno che magari è trapassato attraverso quella malattia, non lo so, perché devo capire da dove mi è arrivata questa parola, anche se per lei ho sentito una specie di cancro.
se mi puoi rispondere gentilmente, Centro Italia, Roma, perché Firenze non lo so. Cristina, mia mamma però trapassata in ospedale. Io sento piuttosto la casa, però se c'è qualcosa legata, perché ho sentito Firenze, Centro Italia, parlando lì, beh, può essere che ho sbagliato, ma provate a cercare comunque perché non è che sono curiosa, ma devo avere Tamara, mia mamma, sì, orecchini, appariscente, a volte come trucco rossetto, 58 anni, letto a casa. Allora dai, parliamo adesso di qualcos'altro e così vediamo. Mamma era di Milano, vediamo. Antonella, altre sono morti di cancro, però lei aveva iniziato con altri organi malati, alla fine il cancro è seno. Sì, poi trasportata a Roma. Va bene, adesso datemi un secondo che io prendo altre informazioni dalla signora, perché non vuole parlare solo di questo, vuole parlare di suo marito. E lo chiama in modo... lo amava tantissimo, lo amava veramente tanto, perché lo chiamava anche con qualche nome diminutivo. In modo molto dolce, modo molto dolce. Non so se osava chiamarlo anche davanti agli altri, però lei, la mia mamma è morta di SLA a casa. Chiara, devono corrispondere magari anche altre cosine. Va bene? Daniela, scusate, potete ridere le evidenze che mi hanno chiamato al telefono. Vabbè, non, scusami Daniele, adesso non riesco a comprendere questo. Poi mi parla di questo Centro Italia. Lei sta dicendo che adorava il suo marito, dice che con lui ha vissuto tutta la vita. C'erano i momenti molto difficili, ma io sento... ho paura di sbagliare, però può essere che lei è trapassata prima del marito. E lo chiamava in qualche modo, non orsacchiotto, ma comunque lei osava di chiamarlo in questo modo, perché ormai amore era grande e a lui piaceva questo suo modo di vestirsi, lo piaceva proprio. E lei dice che i capelli che avevo, quelle tinte, poi quando si è ammalata mi fa vedere la crescita, dice non va bene, non mi piace quando mi vedevano così un po' fuori del mio solito. Ok, no, questo non mi risuona. Allora, guardate altri per favore, che potete riconoscere questa signora, ok? Perché come detto io devo approfondire andando avanti. Altro, allora ricapitoliamo velocemente. Una signora che è trapassata a letto a casa sua dopo una malattia un po' lunghina. Ho sentito anche qualcosa generativo che poteva essere, però non sono sicura. Ci vediamo al convegno di Palermo. Ci vediamo a Palermo a novembre, sì. Poi sento che comunque era anziana, aveva più di 60 anni, attorno a 70, ma siamo lì, over pensione. Adesso è la malattia autoimmune. I miei genitori sono stati insieme per 62 anni finché mia mamma non è morta. È morta a letto dopo 6 anni di allettamento a casa. Cara Chiara, però qui se mi... oltre questo, devo 77 anni quando è morta, però anche come vestiva, orecchini, rossetto, e papà è ancora vivo, il rossetto, cioè proprio mi fa vedere questa bella donna che faceva i capelli, osava tingerli in... con Enneo, con altre
Vestiva sempre elegante, ma ha portato subito, appena entrata, la mia attenzione sui gioielli, perciò per lei erano importanti. Sempre legata, mia mamma aveva 68, non tingeva, allora no, no, perché lei mi fa vedere proprio i capelli che usava a tingere. Aveva tanti gioielli, allora Chiara, tanti gioielli. Ah, aveva tanti gioielli. Chiara, questo è interessante. Tu non potresti chiedere se amavo dipingere le ceramiche? Non mi ha fatto vedere questa Antonella. Io non la sentivo così creativa. Non la sentivo così creativa, mi dispiace. Però questa, tanti gioielli, questa che è chiara, elegante, e papà è ancora vivo. Per me questo, sai, è importante. I capelli erano anche importanti, li tingevo fino a quando non è rimasta allettata. Anna, leggo ancora Anna e vediamo. A riassunto, Anna, carissima, io ti ringrazio moltissimo per il riassunto, sei molto molto gentile. I capelli tingevo, ok, mi è rimasta allettata. Perché lei, io sono sicura che il marito non è trapassato prima di lei o che è ancora vivo, infatti. Chiara, io ti chiedo un'ultima cosa da confermarmi gentilmente. Stiamo parlando di Centro Italia. Avevo nominato anche Firenze, però io non sono molto pratica. Scusate, che posso confondere regioni. Perciò, Chiara, se ti dici qualcosa, Firenze, o magari può essere che anche io ho sbagliato, o Centro Italia, però siamo lì e cosa ti può richiamare? Poi questa malattia così particolare, malattia autoimmune. Ok. Aspetto da Chiara ancora un chiarimento e poi vediamo. Intanto, mentre mi rispondi, chiedo se la signora vuole rispondermi anche attraverso la tavola. Vediamo, Roberto, mia nonna aveva 39 anni quando è morta a casa sua di cancro ed era molto vanitosa e aveva i capelli con i punti in su, ma non faceva tinte, amava molto mio nonno. Stava a Firenze, cara Roberta, la signora che è trapassata, che è adesso qui con me, aveva molte più tante età e capelli proprio li tingeva. Allora, se mi risponde, magari Chiara è andata a chiedere, non lo so, chiedere un consiglio a qualcuno. Allora, signora mi può rispondere così? Proviamo se mi vuole dire qualcosa. Mi può rispondere in questo modo? No, non è il suo linguaggio. E attraverso le carte mi risponderai? Attraverso le carte mi può rispondere, perché io devo arrivare a dunque, però se Chiara non mi risponde, Alessia Bonardi, mia mamma è morta a 67 anni di cancro, 10 anni di malattia. Quando usciva di casa era sempre impeccabile. Gioielli e rossetto, ok, ci teneva tanto. Mio papà le faceva la tinta color mogano, morta a casa di sera tardi, ma siamo al nord. Ok, ma in generale, Alessia, qualcosa ti può dire la Firenze? Perché Firenze? Perché Centro Italia? Visto che non mi risponde più Chiara, che è sparita, i miei vivevano a nord-est, mio padre lavorava anche a Firenze per un po', ma la connessione con Centro Italia mi sembra debole. Ok, ha lavorato anche a Firenze per un po'. Sì, ho visto Barbara, grazie. Perché tra i vostri messaggi che mi arrivano, come ho detto, ogni tanto posso anche perderli. L'ultimo intervento importante l'ha fatto a Bologna. Allora,
Io vi dico ancora ultima cosa e poi Alessia e Chiara, per favore, rispondetemi in quanto potete, va bene? Perché noi sappiamo come funziona il contatto medianico, no, il contatto medianico, perché può essere che la mia interpretazione non è stata corretta, qualcosa non ho capito, interpreta, però ecco. Allora, lei mi sta parlando della famiglia grande, famiglia grande, nipoti, nipoti, più nipoti, perché arrivano da figli diversi. Allora aveva dei figli, figli, io sento. Che figli, maschio, maschio, un maschio lo sento di sicuro, e anche lì ci sono i figli. Mi fa vedere un cane, mi fa vedere un cane. A me corrisponde tutto tranne i capelli, che è morta e che è morta nella tua casa. Figli, figlio maschio deve essere, e figlio maschio, sempre che ha una femminuccia. Sembra che ha una femminuccia, ma questo è. Avevo un cagnolino. Cristina, non lo so, devono corrispondere altre cose. Noi siamo in tre figli, due femmine e un maschio, niente cane, però. Devono essere. Devono essere i nipoti. Devono essere i nipoti, perché mi sta parlando di nipoti, perciò Chiara. Vittoria, io ho avuto una mia cliente di Firenze, morta di cancro, ma viveva a Verona. Sì, due nipoti dal maschio. Siamo due sorelle, tre nipoti, due maschi e una femmina. Mio fratello ha un cane, torniamo a Chiara. Ok, Chiara, ma il tuo fratello ha anche i figli? Mia madre aveva 50 anni il giorno che ha fatto il trapasso, aveva mal di Hopkins, amava l'oro e usava e vendeva oro. Mia madre era sposata 3 volte e di ogni matrimonio ha avuto un figlio. Cara Annie, lei, scusami se non pronuncio correttamente, no, io sento che era stato un matrimonio soltanto, perciò mi dispiace, no. Mia madre aveva 4 nipoti. Nipoti ha un maschio e 2 femmine. Mio fratello non ha figli. Allora no, perché io sento proprio un maschio che ha i figli. Ok, Tamara, mia mamma ha 4 anni, appunto, ed in tutto, appunto, ed in tutto 4 nipoti maschi e mio fratello. Oh, ok, perché di solito succede proprio così, che i primi contatti vanno velocissimi e poi zac, arriva un contatto un po' complicato, ma visto che voi siete stati bravi, io sono stata brava con altri contatti, adesso anche la signora sarà brava e finalmente ci porterà a capire tutto, ok? Vittoria, cane corrisponde, però Vittoria che cosa poi ha scritto? Ha avuto una cliente a Firenze, morto il cane. Va bene, allora, il cane è importante perché me lo fa vedere. Non era il cane suo, credo, però comunque in famiglia qualche figlio ha il cane. Mi fa vedere che i suoi capelli che ha tinto, e ancora una volta sono importanti i capelli che tingeva e li disfaceva molto, che c'era la crescita. Non volevo proprio vedere la crescita e più queste cose che mi facevano male. Non sto parlando di gioielli tanto di oro, anche se potevano essere, perché i miei gioielli, quelli che sono qui, sono semplicissimi. E lei dice: io li adoro, io li adoro. Non dico che lei era come un albero di Natale, assolutamente no, però ci teneva e mi fa vedere il rossetto.
fai vedere il rossetto, importante per il rossetto, magari il resto no, magari da qualche parte cipria, mi fai vedere cipria, neanche fondotinta, ma proprio un po' di cipria e questo rossetto. Poi mi dice che il suo marito l'hai trapassato prima di marito, e le parole erano quelle, perciò se è marito vivo adesso e non è vivo, non so ancora, però dice che ha trapassato prima del marito. Perché lui stava vicino in quel momento, perché lui le ha aiutato e lei ha sentito questo amore da parte sua e poi me lo fa vedere come era disperato. Perciò questo dettaglio è importante, Tamara, mio papà c'è. Tamara, dove c'eri prima? Gioielli da Mercatini? Sì, gioielli da Mercatini. Li teneva. Glieli tenevo io, Tamara, ed avevo un cane, mamma, e appunto quattro nipoti, maschi e mio fratello. Tamara, sembra che, scusa, ok, anche Cristina mi sta dicendo, l'ho detto sempre, mio papà c'è, mio papà ha perso dopo la mamma. Okay, allora Cristina, mio papà ancora in vita, quando è mancata c'è solo mio papà che ha cercato di rianimarla, ma l'età è 57, lei era affezionata tanto a un figlio maschio. Alessia, ma tu non ce l'hai il cane? Non avete il cane in famiglia? Perché il cane è importante. Io ho detto che la signora aveva da 60 verso 70 anni, andava verso 70 anni. Può essere che mi sbagli perché non la sentivo molto giovane. E poi io avevo un cane. Mia mamma, 77 anni, è mancata 2 anni e mezzo, demenza degenerativa, non usciva di casa e non era in ordine con i, se non era in ordine con i papelli, bijou e truccata, separata da anni, ma si sono sempre amate. Mio papà ha avuto un maschio, siamo due sorelle, sono diventata nonna. No, Danila, no, perché questa signora non è mai stata separata. Non è mai stata separata, mi dispiace. Poi mio papà ha avuto brutta, commesso cardiaco, dispiacere. Mia nonna aveva 63 anni. Allora, ragazze, se no così andiamo avanti. Scusate che io sono dilungato un po' con questo contatto, però bisogna capire anche un bel perché. La signora mi porta attenzione su occhiali. Io qui ho un occhiale da lettura, però magari non è questo che è importante. E sono occhiali colorati. Non so neanche perché le ho prese, perché ho i miei occhiali da lettura, ma li uso veramente rarissimo perché ho una buona vista, soltanto quando sono stanca. E sono, vedete, molto strani, colorati. E lei mi porta attenzione su occhiali, credo che è legato al colore. Però non sono suoi questi occhiali. Chi di voi che state adesso scrivendo portate occhiali colorati? Chi di voi porta occhiali colorati? Perché la persona che sta leggendo qui e che cerca di riconoscere porta occhiali. Porta occhiali. Volete vedermi con occhiali? Non mi avete mai visto, ma io le porto quasi mai. Ok. Poi io li ho da lettura. Io nero e bianco, però. Io azzurri, porto occhiali da lettura viola. Però Raffaele non mi avevi scritto nulla, se hai riconosciuto la signora, perché non mi sembra che ti ho letto. E io sto chiedendo ancora riguardo la signora che cerca di. Raffaella, ma adesso non le ho perché appuntamento. Raffaella, ma non mi sembra che mi avevi scritto che riconosce la signora. Ok, neanche queste. Adesso chi voi ha occhiali addosso? Perciò Raffaella, scusami, ma non stiamo parlando di questo.
stiamo cercando una signora. Chi di voi adesso che sta scrivendo avete occhiali addosso colorati? Colorati, lei vede il colore? Il colore. Io adesso, allora io no, no. Mia madre portava come non tua madre, tu devi essere la persona. Adesso siete onesti, adesso chi sta con occhiale? Io porto occhiali. Alessia ti ha scritto, ma non hai letto. Alessia mi ha scritto, Alessia. Allora, io occhiali da vista addosso azzurri, io degli occhiali verdi e neri addosso, azzurri, occhiali marroni. Signora, sei ancora più specifica perché se no non finiamo più. Bene, allora, chi adesso ha occhiali rimanete con me, okay? Perché questo è già importante. Signora, cosa vuoi dire? Io sento che mi parla di qualcuno di voi che fuma. Chi di voi fuma? Chi sta ricordando adesso la persona? Perché mi sta dicendo, però, Alessandra, ma tu non mi avevi scritto prima per riconoscere la signora. Stiamo riconoscendo la signora trapassata che sta cercando tra voi la sua amica, perciò scrivetemi soltanto no fumo. Chi stava riconoscendo? Mi tirate matte perché mi state rispondendo anche chi non ha cercato di riconoscere la signora. Perciò Alessia, non fumi. Antonella, io fumo, porto occhiali da lontano e vicino, e anche lei portava occhiali. Antonella, tu ho la sigaretta in mano. Mia figlia Roberta stiamo. Perché è oratore che ho contato. La mia figlia Roberta stiamo seguendo insieme in questo momento. Ho la sigaretta in mano. Danila, io fumo occhiali da lontano e vicino. Danila, quanto ti corrisponde? Ma io non sento molto che sei tu. Antonella, tu sei, vedi che sei ancora apparsa ancora una volta. Non te lascia in pace. Conci, mia nonna è mancata con 63 anni, si faceva le collane di perline. Io avevo un cane, mio nonno è mancato dopo. Io ho occhiali dorati e strisce nere. Ho una famiglia numerosa, lei era molto legata a un figlio, ma non fuma, la mia nonna fumava. Non sto in Calabria, è stata operata a Milano. Sono entrata tardi, ma non so. Ok, però a me non risuona il cane e i nomignoli con il marito. Sono queste due cose che non ti rispondono. Ragazzi, allora, quando ci sono soltanto delle cosine, veramente, io ho detto che io non sono onnipotente e anche il mondo spirituale, quando manda a noi messaggi, cerca di darli così tanti perché noi finalmente possiamo riconoscere almeno una parte per essere certi. Ok? Allora, a parte dei papà separati, il resto tutto. Danila, sì, lo so, ma io sentivo tanto questo amore di due persone che hanno vissuto per tanto tempo, per tanti anni insieme, senza separarsi. Questa è proprio era una cosa certa. Il nomignolo con il marito, sai, nell'intimità magari anche nominato, ma adesso lo chiamavo proprio in modo molto dolce. Perciò può essere che la mia interpretazione è che lo chiamavo così sempre. Invece magari lei adesso dà tutta la sua passione per lui, per tutto quello che lui ha fatto per lei, le diceva, oh mio caro, non lo so, non mi ricordo come lo chiamava. E allora magari io ho interpretato come lo chiamava sempre così, capisce? Poi il cane, sì, il cane, aspetta, il cane. Perché il cane comunque l'ho sentito, anche la mamma fumava e anche parecchio, portava occhiali da leggere. Bene, non tiriamo indovinello, ascoltatemi ancora. Allora, signora, cosa vorresti dire?
Mi sta parlando di un fiume, di un fiume. Dice che io non sento un mare. Almeno io penso di non sentirlo. Però comunque mi sta parlando di fiume, di un fiume. Il fiume nel paese suo o nel paese vicino, però che per lei per qualche motivo è importante. Mi sta parlando dei fiori bianchi e mi sta parlando di un matrimonio, ma non sta parlando del matrimonio suo. Qualcuno poco tempo fa è stato a un matrimonio o deve andare a un matrimonio già combinato? C'entra il matrimonio, che può essere anche un anniversario, ma adesso proprio matrimonio. La parola chiave è matrimonio, anniversario, invito al matrimonio appena stati o dovete andare. Fiori bianchi, vi fa vedere proprio una bellissima, bellissima scena. Mi dice che. Si vede che anche io comincio a essere un po' stanca, perciò mi. Che cos'è che mi sta dicendo? Corvo? Io non capisco perché corvo, cosa vuol dire il corvo? Io do la parola così. Io domenica vado a un matrimonio. Ok. Aspetto se mi dice qualcun altro. Chi deve andare a un matrimonio? Lei sotto a casa aveva un rio. Domenica abbiamo battezzato mio nipote. No, matrimonio. Non è battesimo. No, Daniele, mi dispiace. Stiamo parlando proprio di matrimonio. Corvo. Sì, non lo so, mi è arrivata questa parola, ma io non so dare la spiegazione, perciò non lo so. Matrimonio, conci. Conci, tu mi avevi scritto qualcosa, hai riconosciuto qualcuno, ma io non ho più. Abitiamo a M. Corvino, fiume. Qualche giorno sarebbe l'anniversario di matrimonio dei miei. Chiaro. Ok. Corvo. Allora, corvo, matrimonio. O anniversario o effettivo matrimonio. E poi Chiara, avevano fatto 50 anni di matrimonio. Avrebbero fatto 50 anni di matrimonio. Io mi sono un po' persa, che voi siete tanti a rispondere perché. Ok, allora è rimasta Chiara. È rimasta Chiara, è rimasta Conci. Conci. Domenico vado a matrimonio. Ok, Conci e Chiara. Vado il 25, faccio anniversario matrimonio. Zena. Zena, non lo so. Daniela, quando è mancata 2 giorni prima, mi è rimasto il medico a dirmi che ero a coma fuori ospedale, un corvo che mi si è fermato davanti. Sento molto la mia di mia madre. Ok. Allora, oltre il matrimonio, questo corvo che mi ha fatto vedere, poi mi sta dicendo guanti bianchi. Guanti bianchi. Cosa vuol dire guanti bianchi? Questo dovete vedere voi. L'altra cosa, signora, non è che molto spinge. Poi la signora che ha scritto Monte Corvino riconosce tutte le altre evidenze? Zena, se mi dice, che può essere anche per te il messaggio, e mi fa prendere questo orecchino perché proprio non può stare senza orecchini. Aveva sempre orecchini questa signora. Sempre orecchini che me le fa proprio mettere. Il 25 anniversario avevo i guanti bianchi. Tamara mi fa mettere proprio orecchino.
Perché li piacciono tantissimo, perciò chi di queste signore proprio non portava orecchini anche lunghi così, non solo orecchini piccolini, i gioiellini da mercato. Poi mi sta parlando della schiena, dice: mamma mia che mal di schiena aveva, mi sta parlando che qualcuno ha sbattuto con la schiena. Ne ho un paio ai suoi così tipo zingara, perché mi ha fatto proprio mettere, guardate, guardate orecchini di questo tipo, sì, tipo zingara. Io le chiamo così, sì, 25 guanti bianchi. Ho avuto un infortunio sul lavoro, mi sono tagliato un dito e quando mi fanno menzionare il dito, guanti bianchi di cottone. Ok, Tamara, ma devono corrispondere anche altre cose. Poi io facciamo una cosa. Io le ho chiesto se vuole parlarmi attraverso la tavola. Mi ha detto prima no, ma magari qualcuno mi può dare qualche informazione perché mi fa tirare veramente un po' a lungo. Mi può dire per favore, signora, qualcosa? Ok. Mi dia qualcosa di molto importante attraverso ciò possono riconoscere. M. Mo. È un po' lenta, si vede che sta abbassando un po' l'energia. Monte. Tutto. Monte, mi sta dicendo monte. Ok, monte. Cosa, qualcosa deve risuonarvi. Monte. Monte Corvino? Non lo so, Maya. Monte Corvino. Davvero? Monte Corvino? Cioè, perché mi ha fatto vedere corvo e adesso mi sta dicendo monte. Perché prima hai detto Corvino. Ora monte, abita a morte con me. Ma pensa te, perché tu mi avevi scritto M. Corvino, ma io mica so che cos'è che può essere M. Corvino. Allora era Monte Corvino. Ok, abbiamo trovato. Cioè, è il secondo messaggio per te allora. E allora è arrivato il secondo messaggio per te, Monte. Ma pensa te, cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire per favore? Oh, come contento, mamma mia, come schizza. Ok, cosa vuol dire? Aspetta, mi sta dicendo aspetta. Aspetta, un secondo. Aspetta che cosa? Aspetta. Aspetta i.
Aspetta, se G seg segne con la N se segnale. Aspetta, segnale, sì. Ok, che segnale deve aspettare? Aspetta, segnale. Quale segnale? Segnale. A. A. G. A. G. I. A. G. G R agire. Aspetta segnale agire. Aspetta segnale agire. Abitavo vicino al mare, ora abito vicino fiume. Eccola. Adesso me lo dici. Aspetta segnale agire. Agire. Su che cosa vuoi ancora dire qualcosa? Allora, aspetta segnale agire. Agire. Ti. Tu. S tu sì tu sì tu sì C H E tu sì che tu sì che P, tu sì che po, tu sì che puoi. Aspetta segnale agire, tu sì che puoi, tu sì che puoi, tu sì che puoi. Cosa può? Tu sì che puoi. S. Tu sì che puoi. SV. 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 Vuol dire SV. SV. G. Non capisco. Sì, mi puoi dire per favore, Gena, perché non so se è il tuo nome o no, come ti chiami? Perché mi sta dando queste lettere, ma io non riesco a capire. Tu sì che puoi. Tu sì che puoi. Agire, avete scritto che cosa ho detto perché io non capisco chi ricorda tutto quello che è stato detto perché io sono in quella dimensione che non ricordo più niente. Signora, ha detto tutto? No, allora mi dica ancora qualcosa. Perciò, Gena, scusami, che mi chiamo Enza. E mio padre, il marito si chiama Gino. Ah, aspetta, il segnale primo di agire, tu sì che puoi, ok? E poi ha detto qualcosa, tu sì che puoi, S. Tu sì che puoi, S. ST. U, stu. D. Studi a studia re.
Tu sì che puoi studiare. Studiare che cosa? Basta, non dici più che cosa. È tutto? No. Cosa vuoi dire ancora? Che puoi studiare. Cosa vuoi dire ancora? Scusate, è un po' lungo, ma qui O. Puoi studiare? O. G. G. I. Oggi. Tu sì che puoi studiare oggi. Tu sì che puoi studiare oggi. Magari oggi qualcosa ti ha insegnato, non lo so che cosa, perché ti sono arrivate anche due persone addirittura. Ok? Il segnale si può interpretare, studiare o capire. Insegna puoi interpretare. Studiare è stato proprio detto. Studiare. Il segnale lo può interpretare, se studiare o capire. Però aspettiamo, Enza, che cosa tu hai capito, che cosa stai studiando, che cosa ti dici di studiare. A suonare il pianoforte? Non lo so. Qualcosa ti ha proprio insegnato questa sera, qualcosa bisogna captare dalla serata. Tu sì, allora aspetta il segnale prima di agire. Tu sì che puoi studiare. Questo è ciò che vuole dirti. Perciò siamo con te. Ok. Bene. Ragazze, mi hanno tirato stasera a lungo e poi un po' matta. Io vi chiedo veramente scusa perché va bene, è andato così. La scrittura automatica, non lo so, che cosa ti ispira stasera e ti spinge a studiare. E poi ha voluto alla fine usare la tavola per darti la parola. Ok? Allora pensaci, pensaci. Oh, io sono stanca. Sono stanca. Quest'ultimo contatto è veramente difficilissimo. Grazie, grazie al mondo spirituale. Io ringrazio tutti quanti voi per la pazienza. Siete rimasti con me e avete sudato insieme a me questo ultimo contatto. Ma io vi ringrazio per sostegno perché siete rimasti. Che bella serata. Vabbè. Ci vediamo prossima volta. Sapete che io sarò qui ogni tanto di mercoledì sera e facciamo i contatti. Tra l'altro, anche io imparo sempre di più con voi. Mi permettete di allenarvi con voi. È una bella cosa. È una bella cosa perché siete generose. Siete delle persone così belle che capite benissimo che dall'altra parte dove sto io possono essere delle difficoltà, ma è così perché avete visto chi è stato con me qua dall'inizio, perché io studio tutte le cose, io noto sempre come vanno le mie energie e quando primo contatto velocissimo, secondo velocissimo, terzo e quarto contatto andato un po', perché io noto queste cose. E mi aiuta anche a me a migliorare. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Miglioriamo tutti, studiamo tutti quanti. Grazie al mondo spirituale. Io chiudo. Grazie a tutti. Buonanotte e alla prossima.